Buon salve a tutti. Oggi sono tornato un po' su TikTok e ho detto: ma perché non guardiamo un po' di memini di personaggi abbastanza famosi sul web, ovvero i nostri cari Lello e Angela? Ormai sono diventati il fulcro del web, lo conoscono da ogni parte d'Italia praticamente, anzi da ogni parte del mondo, visto che sta spopolando sta storia. E mi sono detto: ma perché non guardiamo un po' di memini su TikTok, visto che stanno spopolando anche i memini su di loro, a parte la loro storia? È quello che faremo quest'oggi. Anzi, prima di iniziare, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E niente, iniziamo col primo di sto tizio. Ma che Oh me la pre... allora, questa è storia. Lello, È un bello sto remix. Io son Deca. Lello, ma che cazzo dici, Lello? Questo me ne sbatto un cazzo. Oh, mi piace. Sei pieno fino qua. Questo nelle prossime discoteche. Nelle prossime scoteche. Lello remix. Così ubriaco che non riesci nemmeno a parlare. Maledetta. Bellissimo. Voglio la versione estesa di questa, voglio la versione estesa. Quando tua madre vuole obbligarti a far visita ai parenti. C'ho da fare delle cose particolari. Io uguale, uguale. Bene, però siamo stati tutta una settimana a dire che alle 8 c'era la Sì, bonifica. ma purtroppo mi è capitata una cosa molto diversa e devo andare insomma. È importante. Ma con Angela andrai? Sì, Dovete andare sì, è insieme. molto particolare. Molto particolare. È su Carrassi. Non ti posso. E non possiamo sapere niente. No. Magari ti possiamo aiutare, magari No, no. È privaci. Glielo mi avete dato su. Però adesso non Ci vengo. dobbiamo preoccupare, è una cosa. Bellissimo, cioè, ogni clip è una perla rara. Ma andiamo avanti. Quando vuoi vedere la tipa dopo la serata, ma i tuoi amici non vogliono. Così te la devono far vedere. Completamente ubriaco. Non riesci nemmeno a parlare. Non riesci nemmeno a parlare. Se è così. Madonna. Non riesci nemmeno a parlare. Bellissimo, cioè. E poi andiamo con un no. Ma lo sai che il problema è forse il fatto che state insieme tutti e due? No, a te non te lo frega nulla. Tu ti separeresti da tua sorella? No. Perché non ti separeresti da tua Perché sorella? io sono come io e basta. Bari, I love you. E tu? Nemmeno. Cioè, sei fratelli o fidanzati? No, siamo fratello e sorella. A te che Siete ti fratello e interessa? sorella? Sì. Non fidanzati, No, non fratello e siamo sorella, fidanzati. sì. Sì. Ma chiamo mia zia, mi faccio vedere io oggi Ma noi stamattina. abbiamo parlato con la zia. Quando i tuoi amici trovano le bottiglie vuote, ma tu neghi. Ti becco ubriaco, io come posso continuare a darti una mano? Non Come no, Lello, come no? Come no? Erano vuote le bottiglie, la scheda perché. sono ubriaco. Bellissima la risposta, non sono ubriaco. Quando torni a casa la sera di Capodanno e tua madre ti chiede se sei ubriaco. Ma vi qualche becco che cazzo? Vedi becco che cazzo? Non ti sei arrabbiato? Ti vedono, me lo. Alcune cose non le ho ancora viste. Anzi, a proposito di questo, ogni mercoledì o ogni giovedì sul canale Viola la storia di Lello e Angela. Guarderemo tutti i video quando vedi arrivare il controllore e sei senza biglietto. Oggi ce l'ho. Ehi, il biglietto! Il biglietto, aspetta, il biglietto, aspetta, aspetta. Prima che parte il pullman, eccolo qua, il biglietto. Io che avverto il mio ragazzo quando fa qualche stronzata. Lello, se tu fai cazzate non la vedi più, come te lo devo dire? Mi prometti che non fai cazzate? Stop ste clip decontestualizzate che diventano meme storici. Lello usa l'1% della sua potenza da ubriaco. Madonna. Quando i miei genitori, dopo il matrimonio di un parente, mi portavano al ristorante. Matrimonio che si è mandato in un amico suo. Stavamo alla sala come capo si chiama, alla sala russa. Non sa manco i nomi. Oh, l'altro Lello Remix. Questa è più figa, però quella di prima era più bella. Me la prendo. Queste diventano perle del web. Grandi. Grandi che l'ha fatto diventare un meme sta cosa. Guardalo, con la sua birra. Non so ubriacato. Oh, come spacca. Ma che cazzo? È bellissimo.
la... Adoro ste cose. Questo me ne sbatto il cuore. Grandi! Quando ha 21 anni mamma ti mette la calza sulla scrivania e fa finta di dormire. Uguale! Sì, si vede che non stai dormendo, signor Lello. Si vede. Quando mia madre dice che non posso passare la quarantena attaccato alla Play. Tu non hai ancora capito un cazzo! Tu non hai capito niente! Oggi l'appuntamento al server era importantissimo! E tu che cazzo fai? Ti fai trovare qua ubriaco! Non sto ubriacato! È bello come risponde! Che fa quelle facce bellissime! Vai, mettiamo questo, vediamo. Non ti posso chiamare che? Ah, non ci sarò, ti chiamo. Ah, è vero, quando non ci stanno i sordi. Quando tuo padre sta per andare al colloquio con i prof e tu l'avvisi di cosa diranno su di te. No, non ho capito perché lei deve dire di te che sei un figlio di puttana. Perché sa il carattere mio com'è. Ah, ma figlio di puttana nel senso che... Beh, proprio così dicono i prof. Quando consegni la verifica ti accorgi che era fronte retro. La mia faccia, uguale, uguale. La faccia della disperazione. Nuovo quadro da appendere nei musei più famosi. Ma continuiamo con quando l'esaminatore non vuole darti la patente. O me la dai o me la prendo. Scegli tu. Beh, così funziona al giorno d'oggi la patente. O me la dai o me la prendo. Ma continuiamo. Devo fare le cose nostre private. Nel bagno. Ah, le cose nostre. Bagno. Quindi tu, quando perdoni. Che schifo. Fai la dente. Ok, bagno. Lo devo fare a terra, chiaro. Vabbè, che tanto cambia. Ma come Tonio, mi chiamo anch'io. Allora, nome, ci dici l'ultima volta che hai visto dei topi qua, quando è stato? Non lo so, Tonio. Recentemente. Ma da me, che poi se io non ci posso. No. Ma poi il bello che io ho visto il video, ma uscivano certi topi che erano pantecane più che topi. Tu non ci puoi fare, guardate, questi qua sono gli escrementi dei... Che schifo, madonna, sembrava finito questo incubo. Che ci posso fare? Io non ci posso fare niente. È pieno di cacca di topi, guarda. Beh, pulire non fa male. Pieno di cacca di topi. Che cosa vuoi da me? Io non ci posso fare niente. Non è colpa mia. Questa... Ma che bella le risposte, però non è colpa mia. No, di chi è la colpa? Quando chiedi alle tue amiche ubriache che tipo di musica ascoltano? Beh, mi piace l'esso, mi piace il rock, tutto. Il twist, fai il twist. Tutto, un mix. Tutto. Tutto. Beh, mi fa piacere come passi da Gigi D'Alessio al rock. Quando tuo padre si becca alle 6 di mattina mentre torni dalla serata. Ma se io ti becco ubriaco, io come posso continuare a darti una mano? Come no, Lello, come no? Non sto ubriaco. Come no? Bellissimo. E chiudiamo con quando Vodafone ti chiama per proporti l'ennesima offerta. Aiutare. Non mi interessa. Allora non ne capi. Non mi interessa. Bene, sembra la mia reazione quando mi chiamano persone del genere, quando mi chiamano i call center. Va bene, va bene. Io direi per adesso di chiudere qua questo video, questa meme review su Lello e Angela. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi nei social, soprattutto sul canale Viola, che continueremo questa bellissima vicenda, questa storia che ha commosso il web. E noi ci vediamo alla prossima. Se volete altri episodi di questi meme, lasciate un fottio di like. Ci vediamo alla prossima.